Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo incontro perché mi danno l'opportunità di esprimere quando riusciamo a organizzare Matera. E lo dico con un certo orgoglio perché difficilmente si riesce a essere profeti in patria. Io sono andato a testimoniare l'organizzazione del nostro evento al di fuori della nostra regione, al di fuori della nostra nazione, però nel nostro ambito siamo visti come quelli che organizziamo quattro bambini che inseguono un pallone. E non a caso Brindisi, capitale europea dello sport, nel 2014 ha dato un premio a questa iniziativa e nel 2001 il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, diede un premio a me, però non ero il legittimo destinatario perché io rappresento lo sforzo fatto da tante persone per organizzare un evento, tante persone che sono bambini che vanno dai 12 ai 18 anni finché non partono all'università, che sono i bambini che hanno giocato, che l'anno successivo portano l'acqua, l'hanno ancora, fanno i mini arbitri, l'altro l'hanno ancora quando vanno alle scuole superiori, accompagnano le squadre, ovvero trascorrono le notti in sede per organizzare l'evento. Io vorrei partire e cercherò di essere breve, da quello che è l'oggetto di questo incontro, per un'amministrazione condivisa. La parola condividere, compartire in spagnolo mi piace di più che condividere in italiano, perché dà un senso molto più forte. Che significa? E poi passo al tema che devo sviluppare in un attimo, la piazza, la gente e i grandi eventi. Cosa significa compartire, condividere? È alla base della civiltà, dell'essere uomini, è alla base della democrazia. E ogni manifestazione di successo, secondo me, come la nostra, viene condivisa da tutti, da enti, dagli elementi attivi, i bambini, i genitori e soprattutto da chi ospita l'evento. Cos'è la piazza? Cos'è la gente? Che sono i grandi eventi? La piazza per Matera è un luogo storico. Io ho sempre individuato due piazze, la grande piazza, quella degli uomini, dove i nostri antenati, quando rientravano dalla campagna, andavano a incontrarsi per condividere i problemi delle terre, quando tornavano con il traino, dove c'era la fontana. La piccola piazza sono i vicinati della nostra città dove le donne e i bambini giocavano ed era una sorta di famiglia allargata, quella che oggi avviene in maniera molto più naturale, però molto meno naturale, però all'epoca avveniva in maniera naturale. Allora, l'idea qual era? L'idea qual è stata? Quella di avvicinare le tante piazze del mondo, i tanti bambini del mondo in una grande piazza che è quella degli uomini grandi, che sono gli uomini, i bambini, io li vedo come gli uomini del domani. Lanciare un segnale ai bambini significa lanciare un segnale a coloro che ci seguiranno nel nostro percorso di vita. E qui la condivisione. Noi abbiamo, con orgoglio dico, senza fare autoproclamazioni, noi abbiamo avuto l'opportunità, quando nessuno ci vedeva, di far giocare assieme i serbi e croati quando erano in guerra, con lo sport, attraverso i bambini. E guarda caso, gli incroci fra le partite vinte e le partite perse hanno fatto sì che si sono incrociate in una giornata, a giocare serbi contro croati, e i bambini ci hanno dato un grande senso, un grande segno di civiltà. Prima della gara si parlavano la stessa lingua, più o meno, si sono abbracciati, hanno cantato una canzone che io non ho capito, che ancora oggi mi fa venire il gozzo in gola per vedere. Abbiamo ospitato i bambini di Cuba assieme agli americani qua a Matera. La cosa è passata liscia perché erano semplici bambini che inseguivano palloni. No, il messaggio culturale, il messaggio che volevamo lanciare noi era un messaggio culturale. Matera, città dell'accoglienza, Matera, città della pace, si propone attraverso lo sport, che non è il motivo per cui vengono i bambini a Matera, è solo il mezzo che porta i bambini a Matera. Il motivo per cui vengono i bambini a Matera per noi è farli vivere in un clima di sana convivenza civile, che è alla base della nostra cultura, della cultura di noi materani. E questo può avvenire solo se c'è la condivisione di tutti. E vi dico la cosa che a me fa più piacere, incontrare la gente anziana qui a Matera. Oigalonda, quando sono abbonato creator? Me lo dicono veramente con il sorriso,
Con l'altro giorno mi hanno chiesto al palazzetto, quando vengono quest'anno, che giorno vengono i bambini? Si creano questi scambi. Io, quando c'è la sfilata dei bambini per la città, sindaco, una cosa bellissima, c'è una pasticceria che produce un dolce per la squadra giordana, i bambini della Giordana portano questo, un regalo, e c'è questo scambio di doni così durante la sfilata. Questi sono segni che la città deve lanciare al mondo, ma questi sono segni che possono andare avanti solo se le cose vengono condivise. Se la manifestazione viene ritenuta la più importante d'Europa e la Federazione Pallacanestro l'anno scorso ci ha riservato uno spazio di 22 minuti su Sky in prima serata, prima della partita dell'Italia di pallacanestro, vuol dire che iniziano a prenderci in considerazione. E perché questo? Perché le cose, perché tutto viene condiviso. E bisogna condividere anche il proprio know-how sulle cose. Non a caso abbiamo coinvolto i paesi a noi vicini, Altamura, Santeramo, Gravina, ci chiedono di ospitare i bambini, ci chiedono di essere parte attiva alla manifestazione. Perché crearci la nostra nicchia e non andare avanti? Perché non condividere questa esperienza con altri? Solo con la condivisione siamo riusciti a ospitare a Matera 64 squadre, che significa avere 1000 bambini. Solo con la... E chiudo. Solo con la... Chiudo perché mi fa segno di chiudere. Solo con la condivisione, e ritorno all'argomento, per un'amministrazione condivisa della città, io dico per un'amministrazione condivisa di ogni singola cosa, solo con la condivisione siamo riusciti a far sì che questo evento, io ritengo, sia diventato anche un piccolo volano per l'economia della città. Basti pensare che nel 2009 ci siamo tolti lo sfizio di vedere quante persone erano presenti a Matera. Oltre ai circa 1000 bambini, c'erano circa 2200 fra genitori, parenti, eccetera, e per un soggiorno di circa 7-8 giorni vi dà la dimensione di quante persone sono state a Matera, quante presenze turistiche, circa 24.000 nel 2009, quando complessivamente nell'anno Matera ospitava 100.000 presenze turistiche, quindi il 25% della cosa. Ma è una cosa sorta in maniera naturale e spontanea. Quindi, ripeto, la condivisione, oltre che essere alla base della democrazia e della sana e della civiltà, è quello che serve a tutti per poter gestire ogni qualsiasi cosa, in primis la nostra amministrazione. Sindaco, le ripeto, faccio in modo tale che l'evento diventi patrimonio culturale della città, perché io prima o poi potrei venir meno per un qualsiasi motivo.